Ultima cosa, le cure, perché qui è venuto l'altro giorno questo Rango, un signore che ha fatto una Ippocrate Orga, ha fatto un convegno al Senato dicendo che ci sono delle cure miracolose, sulfumigi, liquirizie, robe varie, che c'ha in mano? Invece so che lei col suo team, me l'aveva già accennato l'altra volta, state sperimentando una cura, un farmaco antivirale che si chiama Molnupiravir, nome difficilissimo. Allora, guardi, noi qua abbiamo sempre sperimentato dal primo giorno, tanto è vero che abbiamo pubblicato oltre 100 articoli scientifici sul sistema PubMed, che è quello peer review e dove ci sono le revisioni. Allora, abbiamo fatto tanti studi, abbiamo studiato tra i primi il tocilizumab, abbiamo studiato Remdesivir, che è un antivirale, adesso stiamo studiando il Molnupiravir, che è una compressina che funziona sia sul Covid che anche sul virus dell'influenza. Speriamo che si riescano ad arruolare un numero congruo di pazienti. In questo studio randomizzato che prevede oltre 2000 pazienti in tutto il mondo, e che quindi entro la fine dell'anno questo farmaco possa essere approvato e utilizzato dal 2022. Ma vede, le cure, perché vede, qua il problema è che abbiamo fatto diventare politica anche le cure. E io sentivo ieri sera una trasmissione in cui si parlava di dare ai pazienti massaggiare l'inguine con l'acqua fredda, dare la colchicina, l'ivermectina, l'idrossiclorochina, sì, le vitamine. Pure la cosa per i cavalli, cioè, ragazzi, no? Qua stiamo tornando indietro di 150 anni, andiamo al Medioevo. Cioè, oggi noi facciamo una medicina che si chiama medicina dell'evidenza. Vede, queste sono le linee guida che noi abbiamo fatto per la società scientifica di cui io sono presidente. 285 voci bibliografiche, vuol dire che abbiamo analizzato 285 lavori scientifici. Questo è il modo di fare medicina oggi, evidenza. Se il farmaco A, dopo aver fatto uno studio casuale, che io prendo un paziente e lo metto o al farmaco o al placebo, funziona meglio del placebo, bene, quello è un farmaco che si può utilizzare. Se non lo dimostri in uno studio scientifico, diventa la tua idea, che può essere il tuo mondo il più grande che vuoi, ma rischiamo di fare con le cure domiciliari quegli errori che abbiamo già commesso, di Bella, Stamina, e chi sostiene quelle cure sono gli stessi che hanno sostenuto quei metodi prima. Quindi attenzione, o l'omeopatia con cui abbiamo curato le otiti. Attenzione, a me fa molta paura la medicina degli stregoni. Anche a noi, guardi, in tutto questo.